Allora, avevamo detto che questa funzione qua, phi di x, cioè la distanza di un punto x da c, dove c è un chiuso, deve essere continua. In realtà, io posso addirittura dimostrare che è elliptiziana, perché questo è un esercizio, quindi non ci scrivo neanche lemma, proposizione, niente. Perché? Prendiamo due punti, x, y e c. Allora, la distanza di x da c è chiaramente minore o uguale della distanza di x da y più la distanza di y da c. No? Perché la distanza di y da c è realizzata in un punto di c, diciamo tra y e un punto di c. Allora, applicando la sorveglianza triangolare da questi tre punti, la distanza di questo da questo è minore o uguale alla distanza di questo da questo e la distanza di questo da questo. Siccome questo è il minimo, ottenete questa sorveglianza. Allo stesso modo, la distanza di y da c è minore o uguale alla distanza di y da x, che è uguale alla distanza di x da y, più la distanza di x da c. A questo punto, che cosa ottenete? Che la distanza di x da c meno la distanza di y da c è minore della distanza di x da y, minore o uguale, è maggiore o uguale di meno la distanza di x da y. Quindi, questo che vuol dire? Vuol dire che il valore assoluto di phi di x meno phi di y è minore o uguale alla distanza di x da y. Che vuol dire? Che questa funzione è ellipticiana di costante elliptica 1. Se vi ricordate, abbiamo visto in analisi 2 che le funzioni ellipticiane sono continue e questa ellipticiana addirittura di costante ellipticiana. Ok, quindi questo è così, non ci piove. Adesso veniamo all'enunciato, quello importante. Adesso noi abbiamo un'unione numerabile di insiemi misurabili a due addotti disgiunti. Questi sono tutti misurabili a due addotti disgiunti. L'unica cosa che supponiamo per adesso è che sia limitata. Allora, l'unione è misurabile e la misura dell'unione come si fa? Facendo la somma della serie delle misure, cioè la numerabile di un'unità. Ok? Dobbiamo dimostrare questa cosa. Tenete conto che se l'unione è limitata, in particolare tutti gli econ n sono contenuti in E e quindi sono tutti limitati. Quindi, essendo limitati, hanno misura finita. Questo è banale. Perché se sono limitati da uno stesso contenuti in un compatto, tutti i compatti, diciamo, la parte interna è un aperto e contiene l'insieme, la chiusura è un compatto e contiene l'insieme limitato. E allora, se andate a fare sia l'estremo superiore delle misure compatti contenuti e l'estremo inferiore delle misure aperte contenenti, sono entrambi finiti, è evidente. Ok, allora, dimostrazione. Io fisso un epsilon maggiore di 0. Allora, io che cosa so? So che per ogni n esiste un compatto Kn contenuto in econ n, contenuto in agon n, tale che appunto Kn è compatto. Poi,
cose da dire, le finiamo di mostrare la prossima volta, perché altrimenti sforiamo l'orario. Comunque, il risultato che mi servirà lo citerò, dirò esattamente. Allora, io adesso cosa vado a prendere? Io so che la misura viene a in particolare questa qui è anche finita, questa qua è finita, per quale motivo è finita? Sempre per il fatto che l'unione è limitata, ok? Anche questo lo specifico meglio la prossima volta. Comunque, adesso cerchiamo di capire l'idea di questo teorema. Allora, questa misura risulta finita, questo lo spiego nel dettaglio la prossima volta, e poi quello che mi serve, che mi sono dimenticato di dimostrare, è che se prendo adesso A l'unione per n che va da 1 a infinito degli agon n, la misura n dimensionale di A è minore uguale della somma della serie delle misure degli agon n. Io questo l'ho dimostrato solo per 2, non per un numero, non per una successione, ok? Quindi questo qua questo debito lo paghiamo la prossima volta. Ma questo a sua volta è minore uguale della somma per n che va da 1 a infinito della misura n dimensionale di E con n più epsilon su 2 alla n, che è minore uguale della somma per n che va da 1 a infinito della misura n dimensionale di E con n più epsilon fuori della serie, perché la somma di epsilon su 2 alla n fa epsilon, okay. Modulo questo risultato, questo mi dimostra che questa a sua volta è maggiore o uguale alla misura n dimensionale di E. Dal basso invece non mi serve un risultato simile. Perché? Allora, innanzitutto io so che questa numero qua lo chiamo lambda. Allora, so che esiste un indice n, poiché questa somma è finita, so che esiste un indice n tale che la somma per n che va da 1 a n della misura n dimensionale di E con n è maggiore di lambda meno epsilon. Cioè, chi è la somma della serie? Il limite della successione delle somme parziali. Da un certo punto in poi, siccome queste sono è una serie a termine segno non negativa, è monotona, non decrescente, quindi a un certo punto in poi la somma parziale deve essere maggiore di lambda meno epsilon. Ma la somma, chi vado a prendere adesso come k? Il mio k è l'unione per n che va da 1 a n della misura di kn. Poi kn sono contenuti degli con n, n va da 1 a n, quindi sono un numero finito, 2, un numero finito è la stessa cosa. Quindi la misura di questo è la somma delle misure di questo, è maggiore o uguale alla somma delle misure di questo. Quindi la misura n dimensionale di k è maggiore o uguale della misura n dimensionale dell'unione
somma per n che va da 1 a n, e la misura n dimensionale di kn, e quindi questo è maggiore o uguale della somma per n che va da 1 a n della misura n dimensionale di e con n meno e se non sotto la n. Questo è maggiore di il primo pezzo, è maggiore di lambda meno e. Il secondo pezzo lo posso minorare ulteriormente con la somma fino a infinito, perché questo è tutto in numero negativo. La somma fino a infinito fa epsilon, col meno davanti meno epsilon, quindi questo qua viene lambda meno 2 epsilon. Quindi cosa avete dimostrato? Che avete trovato un aperto contenente e con n, un aperto contenente e, e un compatto contenuto in e, tale che la misura dell'aperto è minore di questo numero più epsilon. La misura del compatto è maggiore di questo numero meno 2 epsilon, ma non è importante 2. Per l'arbitrarietà di epsilon segue che l'estremo superiore sulle misure delle misure dei compatti contenuti è uguale all'estremo inferiore delle misure degli aperti contenuti, e quindi abbiamo la numerabile additività. Modulo queste due cose che dobbiamo andare a fare la prossima volta, perché sicuramente non c'è tempo, 8 minuti non sono abbastanza. Invece voglio in 5 minuti, così vi do pure 3 minuti per spostarvi dall'altra parte, voglio fare un attimo il riassunto di quello che abbiamo fatto. Allora, prima abbiamo fatto la teoria generale della misura, almeno gli aspetti più elementari, e questa ci è servita soprattutto per arrivare. La misura è una funzione d'insieme numerabilmente additiva. Questo può essere dove si deve andare a calcolare sugli elementi di una sigma algebra, perché? Perché è così, e altrimenti poi vedremo se possono essere dei problemi. Quindi insieme, sigma algebra, famiglia di sottoinsiemi con una certa proprietà, misura. Se ho una misura, qualunque essa sia, posso fare una teoria elementare, posso vedere che la misura passa linee sulle successioni crescenti insieme, sulle successioni decrescenti insieme, a patto che un insieme sia di misura finita. Posso vedere il teorema di Bercolet, posso costruire le funzioni misurabili. Non mi devo preoccupare se il limite dei puntuali di una successione di funzioni misurabili è misurabile, perché lo ha automaticamente. Posso andare a vedere il teorema di Bercolet, il teorema di Fadula, con un teorema di emergenza nominale. Ho tutte queste belle proprietà. Il problema è trovarne una che vada bene rispetto alla lunghezza, all'area e al volume in R, R2, R3. Allora, come si fa? Si definiscono più in generale in Rn la misura degli intervalli come prodotto delle misure dei lati. I blu intervalli sono unioni di blocchi disgiunti, li posso rappresentare come unioni di blocchi disgiunti. La misura è la somma delle misure degli intervalli a due disgiunti che mi danno il suo intervallo. Poi, invece di approssimare come avrebbe fatto, diciamo, come avremmo fatto se avessimo seguito la teoria di Riemann, dall'esterno e dall'interno con i blue intervalli, abbiamo fatto due passaggi. Primo passaggio, definire la misura degli aperti e dei compatti in due modi apparentemente diversi, cioè la misura degli aperti è l'estremo superiore alla misura dei blue intervalli contenuti, e la misura dei compatti è l'estremo inferiore alla misura dei blue intervalli contenenti. E poi abbiamo approssimato e un insieme generico da fuori con gli aperti e da dentro con i compatti. Se l'estremo superiore delle misure dei compatti contenuti coincideva con l'estremo inferiore delle misure dei aperti contenenti, diciamo che l'insieme è misurabile secondo l'aperto, almeno se è limitato. Che abbiamo fatto vedere oggi? Che quelle due definizioni ci volevano per forza. E poi abbiamo fatto vedere che con le definizioni, la definizione generica di un insieme per un insieme E di misura fatta in questo modo, almeno se è limitato, effettivamente, modulo qualche cosina ancora che dobbiamo aggiustare o vedere, effettivamente questa qui è una misura, cioè è numerabilmente additiva. Questa si chiama la misura di Lebesgue n dimensionale su R, che per n uguale a 1 è la lunghezza, per n uguale a 2 è l'area, per n uguale a 3 è il volume. Ok?
qualche debito in 10 minuti la volta prossima. Poi dobbiamo far capire perché per gli insiemi non limitati ci vuole una definizione a parte. Diamo questa definizione a parte. Non rifacciamo tutti i discorsi un'altra volta perché sarebbero inutilmente, diciamo a quel punto sarebbero veramente tediosi, ma aggiungerebbero poco alle idee che abbiamo già visto. Però dobbiamo fare capire perché ci vuole quella definizione a parte, perché sennò ci sono dei problemi. Una volta che abbiamo fatto questo, dobbiamo ancora far vedere che ci sono insiemi che non saranno misurabili secondo le Becker. Daremo un esempio di insieme non misurabile secondo le Becker. E dopodiché dobbiamo andare a capire invece come si fa materialmente l'integrale secondo le Becker in R2, per esempio. Ok? Se ho una funzione da R2 in R è misurabile, come si fa l'integrale? Allora, per capire questo ci mancherà ancora un pezzo che sarà, diciamo, la misura degli spazi prodotto e soprattutto le formule di riduzione, le formule di riduzione. Però prima di arrivare a quello faremo una congrua serie di esercizi già su questa prima parte, perché già finito questa prima parte possiamo fare una congrua serie di esercizi applicando, per esempio, noi sappiamo sviluppare le funzioni per serie, funzioni in una variabile, sappiamo svilupparle sia in serie di Taylor che in serie di Fourier a seconda delle ipotesi, e quindi possiamo, per esempio, tanti integrali di funzioni di una variabile farli per serie. No? Quando io vado a scrivere solo questo esempio qui, poi mi faccio andare via. Io devo scrivere l'integrale tra A e B di E alla meno x quadro in dx, questa qui la posso scrivere come una serie, la serie qua converge addirittura, questo l'abbiamo già fatto perché qua la serie convergeva totalmente, però ci sono altri casi in cui la serie converge solo puntualmente e posso lo stesso con una dominante far vedere che posso fare l'integrale per serie semplicemente facendolo per serie, e non sono costretto a farlo perché in questo caso non lo saprei fare, no? Perché la primitiva di questa funzione non è esprimibile come tramite funzioni razionali. Va bene, per oggi basta.